Altro che stare all'estero. Qui, fra questa gente, fra questi contadini, sarebbe utile fare un lavoro politico. Quante cose si potrebbero dire. Ma io mi sento incapace di parlare con loro, di stabilire un contatto, un dialogo. Sì, il mio posto non è qui. Via, via, basta. Devo tornare a Roma al più presto. Devo riprendere la mia vita nel partito. Poche elemosine, eh? Nemmeno per il consumo dei sandali. Ognuno serve il Signore come può. Con la parola, con la carità, con la santità. A me tocca camminare. Sono un asino del Signore, io. Perché la gente fa meno elemosine? C'è meno religione? Se domando qualcosa per San Francesco affinché protegga il raccolto contro la grandine, lo sai cosa mi rispondono? Che il raccolto è già assicurato, hai capito? Oggi c'è l'assicurazione, un'invenzione del diavolo. Ma che c'entra il diavolo? C'entra, c'entra. Una volta il diavolo si incarnava nella femmina, oggi nell'ingordigia della proprietà. La perdizione delle anime oggi avviene per la proprietà. Allora i poveri si salvano tutti? Non si salvano quelli che hanno la cupidigia della proprietà. Sono i falsi poveri. Allora un giorno fregheremo il diavolo. In che modo? Con l'abolizione della proprietà privata. Vuoi dire che le terre saranno di tutti? Eh? Anche le vigne? Le terre, le vigne, i boschi. Vuoi dire che tu credi nella rivoluzione? Non credo ad altro. E secondo te, chi la farà la rivoluzione? La Chiesa? La faranno i poveri. I poveri non contaminati dall'ingordigia della proprietà. Hai conosciuto per caso un certo Pietro Spina? Perché me lo chiedi? La pensava come te, almeno così dicono. Andando in giro, ne ha incontrato qualche altro che la pensa nello stesso modo? Sì. Sì, ma in segreto. Bene, amico. Sta allegro. Faremo la rivoluzione. D'accordo. Se non ci rivedremo qui, ci rivedremo lassù. Lassù dove? Sulla montagna? Alla macchia? In cielo. In caso di bisogno, ti cercherò prima. Ti troverai per strada! Arrivederci! Arrivederci! Su, lottiamo. L'ideale, nostro alfine sarà l'internazionale, futura umanità. Su, lottiamo. L'ideale, nostro alfine sarà l'internazionale, futura umanità. Su, lottiamo. Salve.
Grazie. No. Mi piace il pane intinto nel vino rosso. È buono. La vostra fatica è dura, eh? C'è un paese, un grande paese nell'Oriente d'Europa. Una grande pianura coltivata a grano, popolata da milioni di cafoni. In quel paese, nel 1917, è accaduta una rivoluzione. Certe cose dovete saperle. I cafoni della campagna strinsero un accordo con gli operai della città. Perché questo è il punto importante, vedi? Tutti i lavoratori devono restare uniti se vogliono arrivare al riscatto comune. Un'osteria. Don Paolo, che fate? Parlate col sordomuto. Non ho fatto nessun miracolo. Andate, andate. Ma sì, andiamo. La c'è da bere e da mangiare ed un bel letto per riposare. Ma non dovevi giocare! Piano, che svegliate Don Paolo. Gioca. Tuo prete, secondo me, è un po' matto. Parla coi sordi. Voi non potete capirlo, è troppo istruito. È istruito, ma è anche un po' matto. Perché non dice la messa? Non è di questa diocesi. E che significa? Ma la messa è uguale dappertutto. È lui che è un po' matto. Ecco, prendi questa e anche questa. Ma allora ditela, ci sai fare. Te l'ho data la lezione. Dici perché conosci le carte. Hai perso, paga. Conosci il re di denari. Ma volete fare un po' piano, per favore? Anche tu lo conosci. Conosci il re di denari, per questo hai vinto. Anche tu lo conosci, il re di denari, scusa. Proviamo a cambiare e vediamo se vinci. E come cambia? Facciamo il re di denari un'altra carta. Ecco questa, per esempio, il due di coppe. Ma è impossibile. Non si può fare. Non si può, scusa. E il re di denari, allora? Il re di denari farà da due di coppe. Ma non si può, ma io voglio giocare come ho sempre fatto. Ecco, avete svegliato Don Paolo. Domandiamolo a lui. Giusto. Un prete ne sa più del diavolo. Don Paolo. Che c'è? Su, diglielo. Allora, che volete, su? Ecco, la carta del re di denari si riconosce. Allora io ho detto, scambiamola con il due di coppe. Loro dicono che non si può. E perché non si può? Un re è sempre un re. Vabbè, io non mi intendo del gioco delle carte. Non vi posso aiutare, mi dispiace. Su, che un prete ne sa più del diavolo. Proviamo. Proviamo. Proviamo a ragionare così. Chi ha inventato i giochi? Non so. Non credete che i giochi siano stati inventati dai giocatori? Ah, sì. Certo. Questa carta vale lo stesso in tutti i giochi? Voglio dire, a briscola, a 3-7, a scopa... No. Ogni gioco cambia. Sì. Se questa carta cambia secondo la decisione dei giocatori, a me sembra che potete farne quel che volete. Certo! Bravo! Ma un re è sempre un re, sì. Un re è un re finché regna. Se non lo fate regnare più, non è più un re. Io so di un paese che aveva un re di bastoni. E come le suonava?
comandava milioni di persone. Ma quando i cafoni cessarono di obbedirgli, non fu più re, non fu più nulla. Da quest'altra parte, a Occidente, c'era un re di coppe. Quando cessarono di obbedirgli, cessò di essere re lui e i suoi figli. Diventarono tutti emigranti. Come sono tanti di voi. Beh, buonanotte. Buonanotte, reverendo. Proviamo a giocare così, alla Repubblica. Buongiorno, signora maestra. Buongiorno. Bisogna misurare le parole, reverendo, quando si parla con questi montanari. Capiscono tutto alla rovescia. Davvero? Questa gente è troppo ignorante. Capisce sempre il contrario, almeno quando parla con gente istruita come noi. Ma parla sul serio, signora maestra. Io non so che cosa abbiate detto, ma stamattina mi era impossibile fare la lezione. Facevano che parlare del re di denari e del due di coppe. Come? I bambini? Sì, i più grandi. Ah. Sentite, don Paolo, vorrei parlarvi. Di pure, sì. È una cosa un po' riservata. Ah, vengo subito. Bisogna stare attenti a quello che si dice a questa gente, se lo ricordi. Certo, certo. Bisognerebbe stare molto attenti. Che strano prete che ci hai, Maddalena. Non è strano, è istruito. Ma la dice la messa? No, la messa non la dice. E perché l'hanno mandato qui? Non l'hanno mandato. Ah, non l'hanno mandato. È venuto per curarsi. Ma se sta benissimo. Sì, adesso. Ma quando è arrivato aveva una febbre. Ma... Per me l'hanno mandato qui per punizione. Ma cosa dice? Sì, sì, l'hanno mandato qui per punizione. È troppo bello per fare il prete. Chissà che cosa avrà combinato. Non l'hanno accettata. Ce n'è troppe di domande. E allora? Se voi voleste farle una raccomandazione. Una raccomandazione? Una raccomandazione. Ma tu hai veramente voglia di entrare nella milizia? Magari. Si lavora poco e si guadagna bene. Il guaio è un altro. Il guaio è che tu sei un contadino. Se diventi milite, i tuoi superiori potranno ordinarti di sparare contro i contadini che si ribellano. E tu dovrai fare il tuo dovere. È già avvenuto, non lontano da qui. Tuo padre se lo ricorda. A Pratola, a Sulmona. Don Paolo ha ragione. Per vivere bisogna vendere l'anima. Non c'è altra via. Il guaio è che ci sono troppe anime. Con tutti i terremoti, le guerre, le epidemie. Ci sono ancora troppe anime. Arrivederci. Ciao. Ho da fare la spiegazione del giornale murale. Viene anche lei? No. Eppure le farebbe bene. Maddalena? Sì, don Paolo. Senti, io vado a fare la spiegazione del giornale murale. Viene anche lei. No, don Paolo. Ma
Abbiamo un capo che tutti i popoli della terra ci invidiano. E chissà che cosa sarebbero disposti a pagarlo per averlo nel loro paese. Quanto? Che cosa? Quanto pagano? È un modo di dire. No, no, nelle compravendite i modi di dire non contano. Lo vogliono o non lo vogliono? E se lo vogliono, quanto pagano? Ho detto che è soltanto un modo di dire. E come pagano? In contanti o con una cambiale? Basta! Finitela di scherzare! Altrimenti vi pianto qui e vedremo se siete capaci di capire da voi. Non sembrate neanche dei rurali dell'epoca fascista. Rurali? E chi sono i rurali? Rurali siete voi! Ve l'ho detto 100 volte! C'è scritto anche qui. La rivoluzione rurale ha raggiunto i suoi scopi su tutta la linea. Ma che rivoluzione abbiamo fatto noi, rurali? Questa parola qui è intesa in senso spirituale. Quel foglio ce lo manda il governo. Sopra c'è scritto che i rurali hanno raggiunto gli scopi. Lei, signora maestra, ci dice che i rurali siamo noi. Ma che scopi abbiamo raggiunto noi, rurali? Scopi spirituali. E gli altri scopi? Anche quelli. Avete vinto la battaglia del grano. Noi? Tutta la nazione. Ah, la nazione. Ma io la battaglia del grano e della fame non l'ho vinta. Smettete! Sono cose serie queste! Zitti! Fate silenzio! Maleducati! Me ne ricorderò, non dubitate. Al momento opportuno, quando ci sarà la distribuzione dei sussidi, me lo pagherete. E questa è la gratitudine. Io sono pagata per fare lezione ai bambini, non a voi altri, grandi ed ignoranti. L'avete fatta proprio arrabbiare, eh? Quando è la donna che insegna all'uomo, i figli nascono gobbi. E l'avete fatto solo per questo? Per questo e altro. Vorrei avere un'idea più precisa del vostro modo di pensare. Siamo Zappaterra. È presto detto. C'è poco da pensare. Ma anche i cafoni qualche volta riflettono. Per esempio, tu, Daniele, cosa ne pensi della situazione? Delle condizioni di vita in Italia, cosa ne pensi? Niente pensiamo. Sapete, ognuno ha le sue rogne. Ognuno pensa per sé. Se piove, se non piove. Di pensieri ne abbiamo anche troppi. Forse non mi avete capito. Io vorrei sapere che cosa pensate di questo governo. Niente. 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 Ma come? Eppure vi lamentate di continuo. Ognuno ha le sue pulci, anche il governo ha le sue. Si gratti. Forse non mi sono spiegato. Io vorrei sapere che cosa pensate delle tasse, dei prezzi, del servizio militare, della guerra, che ci sarà presto. Reverendo, si vede proprio che avete tempo da perdere. Ognuno sa quello che pensiamo di certe cose. E poi su certe cose la pensiamo tutti allo stesso modo. Non è un segreto. Però rimanete curvi e rassegnati. I nostri vecchi si lamentavano. Si credeva che il peggio non poteva venire. Ma il peggio è venuto. Ma non credete che un giorno i grandi proprietari possano essere espropriati e le terre date ai poveri? Che il paese possa essere amministrato da gente come voi. Conosciamo questo sogno. Ogni tanto se ne sente parlare. Purtroppo non è che un sogno. Proprio così. E per un sogno non vale la pena di andare in prigione. Reverendo,
Grazie. Sono tornata da Roma, tutto bene. Ho i documenti per te. A presto, Bianchina. Vai, bersagliere! Ehi, opla! Io non cerco la notte profonda o il clamor dei luttuosi caffè, dove si annida la folla gioconda, ma il mio cuore va in cerca di te. Cosa importa se sei vagabonda? Sei la donna... Don Paolo! Ciao, Bianchina. Come stai? Benone. È stato bellissimo. Ho visto tante cose, tante automobili, certe strade, certi negozi e certe signore eleganti. Figurati, coi calzoni. Ti giuro, ho visto due signore coi calzoni. E certi vestiti belli, bellissimi, però come costavano cari. E le chiese? Sapessi quante chiese grandi, stupende, con certe statue che sembravano vive. Ma quei documenti dove sono? Di sopra. E fontane piene d'acqua. Pensa, ce n'è una con tante donne nude. Sono scolpite, però sono nude. Tu che dici? Non le dovevano mettere mica in mezzo ad una piazza? E sai che ho visto? Quell'attore del cinema, Nerio Bernardi. Ti assicuro, proprio da vicino. Sai, è ancora più bello che nel cinema. Aveva una strana macchina, tutta scoperta. E c'era con lui, quella, sai, quella bella... Sì, senti, c'è una stanza per me. Sì, quella dell'altra volta. Ti assicuro, avevano proprio i calzoni. Io me li farei, ma figurati la mamma. Sono sicura che starei benissimo coi calzoni. Però non mi hai detto se sto bene con questa pettinatura. Non te ne sei neanche accorto. Sì. Stai benissimo. Ciao. Posso parlare con Annina? La chiamo subito. Annina, ti vogliono. Questa è mia madre. Il nonno e Pasqualino. Il figlio di mia sorella. E questo è Don Paolo. Venga, è venuto a farmi delle ordinazioni per i suoi poveri.
Cosa c'hai da ridere? Non hai mai visto uno vestito da prete? Sì, ma non ho mai visto te vestito da prete. Beh, quando hai finito di divertirti me lo dici. Ti devo parlare. Cos'hai da dirmi? Sono venuto a chiederti di venire via con me. Te l'ho detto, io sto bene qui. Parto domani. Basta con questo travestimento. Via di qui sarò di nuovo Pietro Spina. Io resto forse. Annina. Annina, riprendiamo a stare insieme come prima. A lottare per le nostre idee. Comincia ora una nuova fase politica. Il fascismo ha scelto la via della guerra, costretto dalla sua stessa logica interna. E con la guerra milioni di italiani saranno posti davanti alla realtà, costretti a scegliere, a decidere. Finirà questa narcosi collettiva. Perché la guerra è una realtà che non si può ignorare. Io credo che, per quanto tragiche siano ancora le ore che dobbiamo passare, verrà il nostro momento. È per quel momento che dobbiamo lavorare. Preparare gli uomini, le idee, i metodi di lavoro e di lotta. Io non prevedo che tu sia esposta in prima fila. Ti cercherei un rifugio sicuro per quanto possibile. Tu potresti essere come il nostro archivio segreto, in modo che se io e altri saremo arrestati, il nostro lavoro non vada perduto. Una proposta così, 10 anni fa, mi avrebbe fatto felice. Allora me ne andavo in giro per Roma, nei posti dove eravamo stati insieme, perché mi aiutasse a ricordarti, come una stupida. So di aver dei torti, ma... No, non hai capito. Faccio solo una questione di tempo. Non parlo dei sentimenti, che tanto ormai non contano più. Ma no, invece, contano, parliamone. Ma sì, parliamone. Sono passati 11 anni, lo sai? Almeno per me. Tu forse sarai sempre rimasto lì col pensiero fisso all'Italia, alla politica. Magari anche a me. E credi che il tempo non sia passato. Tu credi di tornare in Italia, di trovare la principessa addormentata nel bosco che aspetta il tuo bacio per risvegliarsi. Ma come fai a parlare così? Credi che proprio io non veda come sei diversa dalla Nina di una volta? Credimi, lo sento profondamente l'avvilimento che ti schiaccia. Tu sei in prigione. Tutti in Italia siete in prigione e non lo sapete. Ma allora è meglio rischiare. Non vorrai restare tutta la tua vita qui, senza una speranza, senza un ideale. L'avvilimento c'è, ed è molto più grave di quel che credi tu. Ma tanto te non puoi capire. Ne parli, sì. Ma non lo senti. Io invece lo sento, perché io ci sono dentro, con tutti gli altri. Tu credi che la gente, piuttosto che morire in guerra, sceglierà di morire sulle piazze, farà la rivoluzione. Questo tu lo faresti, perché tu ragioni così. Sei una specie di eroe, tu. Ma un uomo comune, per prima cosa, tiene la vita. Annina, senti. Io non me ne vado di qui se non vieni via con me. E allora dovrò darti un dispiacere che avrei voluto risparmiarti. Io resto qui. Ho un uomo. Chi è? Non lo conosci. È un compagno. È uno come me. Non è un fascista, sta sicuro. Anche se non ha tutta questa fede eroica che hai tu.
Ma smettila. Smettila. Sembra che tu non sappia con quanta fatica io rischio, sì. Vai via. A volte in modo impulsivo. Ma rischiare, agire. Vai via. Lottare, tentare qualcosa. È l'unico modo per non affogare. Ma vai via che non voglio più vederti. Non voglio più sapere niente di te. Proconsole, mi si accusa di essere eloquente. Ma cos'è l'eloquenza se non la forza stessa di persuasione che emana dalla verità? Sono eloquente. Cicerone è sempre Cicerone. No. Apuleio. Ah, già. In demagogia o apologia. È il grande, la più grande arringa che ci sia pervenuta. Allora, cosa c'era in quelle carte? Usato di magia. Lascia perdere. Piuttosto, mi sono reso conto che c'è da fare fra i contadini. È la cosa più importante che ho scoperto da quando sono qui. Ma ci vuole qualcuno della zona che li conosca, che li sappia parlare. Perché non ci pensi tu? Tu sei il tipo giusto. Guarda, io ti ho aiutato e ti aiuto volentieri. Sarò sempre pronto per la causa. Ma devi capire, io non posso impegnarmi così. Ho il mio lavoro. Mia madre è vecchia, ha bisogno di me. Può essere pericoloso. Eh già. Ognuno pensa al pericolo suo. Ma al pericolo che corriamo tutti insieme. 40 milioni di italiani, non ci pensa nessuno. C'erano cattive notizie in quelle carte. Su, parla. Servizio speciale da Bisanzio. Quello è Don Paolo. Berenice dice che è un sant'uomo e che è molto ben voluto dal vescovo. E io? Bisanzio? Sì. Era un posto dove si facevano tremende discussioni sulle parole, grandi sottigliezze. Ma dietro il vuoto, soltanto ambizioni di dominio. Ma sono ragionamenti da intellettuali. A me interessa sapere come se la passano i russi. Se sono forti possono aiutarci, no? Permette, reverendo? Zabaglia, avvocato Zabaglia, onoratissimo. Sì, mi ricordo, lei è figura assai nota. Oh, troppo buono. La signora Berenice mi ha fatto il suo panegirico. Vedo che si è adeguato al regime. Non ha più la barba alla Mazzini, ma il pizzo come il quadrunviro Itrobalbo. Il pizzo? Il pizzo? Lei ha voglia di scherzare. La vedo dimagrito. Ma no, anzi. Sì, la vedo dimagrito. Scommetto che fa ginnastica, come prescrive Sua Eccellenza Starace. Beati i religiosi che possono occuparsi solo di Dio e dell'anima. Scusi, reverendo, ma la curia vescovile ha già fissato gli oratori per la benedizione dei labari. Stia tranquillo, saranno designati fra pochi giorni. Va bene, grazie. Vuol farmi il grandissimo onore di venire a prendere un caffè questa sera a casa mia? No, grazie. Non posso. Anzi, sì, cercherò di venire. Bene, l'aspettiamo. Ma cosa fai? Scherzi col fuoco adesso? Ma sì, bevi. Bevi. Bacia la mano al reverendo. E preparaci un buon caffè per tutti, eh? Bambine, baciate la mano al reverendo. E lasciateci soli. Le mie bambine. Ogni domenica io le mando a messa. Prego. Dove finirebbe la donna
senza il freno della religione. Oh, naturalmente la madre le accompagna. Si accomodi. Fra poco verranno i miei amici. Una quindicina di anni fa io mi occupavo delle organizzazioni dei contadini cattolici. In seguito le nostre organizzazioni, come quelle socialiste, furono sciolte. Quindi in un certo senso la mia situazione assomiglia alla sua. Senti, senti, ma quanti anni aveva lei allora? Ero molto giovane. Peccati di gioventù dunque, eh? Peccati di gioventù, scusi il disordine, ma in questa casa se non faccio un po' d'ordine io nessuno ci pensa. Questi vanno qui, ah, e questi qui. La donna è mobile, qual piuma al vento. Nella mia diocesi. Dica, dica. Nella mia diocesi soffriamo di una grave crisi economica. E si nota anche da parte della curia una crescente, come dire, una preoccupante irrequietezza popolare. La curia è stata prego, si accomodi, è stata sempre una assai fine osservatrice dei fatti politici. Non mi sembra che le corporazioni siano in grado di esprimere queste scontentezze. Le corporazioni, vuoti simulacri. E allora? E allora, allora si potrebbe pensare, no, badi bene, dico, si potrebbe, parlo con una persona capace di afferrare tutte le sfumature, si potrebbe pensare che la guerra sia voluta per riassorbire certi malumori contadini e anche certe, come lei ben dice, irrequietezze dei giovani e di alcune frazioni cosiddette di sinistra dell'attuale partito dominante. Questo è un suo giudizio personale o è quello che pensano i leghisti rossi? I leghisti rossi? E dove sono ormai i leghisti rossi? La maggior parte delle amministrazioni comunali era stata conquistata dalle leghe contadine, o ricordo male? No, no, lei ha una memoria perfetta, ma non erano leghe politiche, questo è il punto. I contadini entrarono nelle leghe per cercarvi protezione, amicizia. Il socialismo, nella loro mente, era stare insieme. Non c'erano socialisti preparati? L'unico marxista in tutta la contrada, l'unico che sapesse tenere un discorso politico ero io. Fra i cafoni delle leghe c'era sì qualcuno preparato, ma è stato duramente punito. I sopravvissuti ora evitano persino di incontrarsi. Qui non avvennero però fatti gravi come altrove. Perché tanto timore? Il 19 gennaio del 23 è una data che non mi esce dalla mente. Invasero la casa del capolega di Rivisondoli e in 22 violentarono la moglie. Il lavoro durò dalle 11 alle 2 di notte. Un episodio. Ma basta con le tristezze, arrivano i miei amici. Io vado. No, resti, resti, saranno felici di conoscerla. Mi ricresci. La prego, ho annunciato la sua visita, vengono per conoscerla. Avanti, amici, avanti. Oh, buonasera. C'è qui il famoso Don Paolo, bravissimo sacerdote, molto ascoltato in curia. La prego, la prego. No, io so, io so. Il geometra Fagiana, nostro illustre podestà. Molto lieto. Piacere. Don Luigi, che lei avrà certamente avuto modo di conoscere. No, non ho avuto il piacere. Ah no, meglio perché è il farmacista. Il ragionier passante, segretario della Casa del Fascio. Prego, accomodatevi. Lei qui modestamente vede gli uomini più intelligenti di Fossa che io, brava, dai qua, ho accuratamente selezionato. Ci riuniamo per uno scambio di idee, una ginnastica intellettuale, al riparo di ogni rischio, perché, sia detto ben chiaro, qui abbiamo tutti le carte politicamente in regola. O meglio, i miei amici hanno le carte in regola, io non tanto. Ma cosa dici? Acqua passata. Il nostro cenacolo fa un po' da gazzettino locale, certe notizie, le più importanti, ce le dà la radio, ma in un paese di provincia solo così si sanno. Io ne ho giusto una fresca fresca. Ah. Avete mai sentito parlare di un certo famigerato Pietro Spina?
spina di Rocca dei Marsi? Precisamente. Ho conosciuto suo padre, è stato mio compagno di studi. Del figlio so che andò all'estero una decina d'anni fa. Adesso è rientrato in Italia. Oh, stavano per arrestarlo a Roma, eh? È scappato per un pelo. E che ha fatto? Che ha fatto? Pare che voglia fare degli attentati. È un sovversivo, un pazzoide. Povero padre, meglio che sia morto. Non è facile educare i figli. Specie certi ragazzi cresciuti in questi anni. Proprio così. La storia della serpe scaldata in seno, come dice il proverbio. E questo perché? Perché prendono le cose alla lettera. Hanno letto che il corporativismo è la figlia del capitalismo e vogliono la figlia del capitalismo. Guai prendere le cose alla lettera. Tutto va interpretato, perfino il codice, figuriamoci. Ma pensate, vanno in biblioteca a leggere gli scritti del Duce. Quelli di prima, eh? Poi dicono, qui c'è scritto che bisogna distruggere la Chiesa, la dinastia, il capitalismo. Insomma, da farla breve, mi è toccato prendere quei libri. Dico, i libri del Duce, e chiuderli sotto chiave. Troppo tardi. Qualcuno li ha già copiati. Fra i giovani circolano estratti di quei libri. Mio figlio Pompeo dice, verrà una seconda rivoluzione. E sono molti questi giovani? Tre o quattro studenti. Le autorità lasciano correre. Ma al momento opportuno sapranno interrompere il gioco. Ma non esageriamo, per carità. Sono peccati di gioventù senza importanza. Lei ha conosciuto il padre di Pietro Spina quando era studente? Sì, ci conoscemmo a Napoli. Come la maggior parte degli studenti eravamo repubblicani, Mazzini era il nostro dio. E poi tornammo alla Marsica, Ignazio prese moglie, io pure. E qualche anno dopo avevamo già cambiato idea. E ricordo quello che mi disse. È finita la poesia, è cominciata la prosa. Da giovani è sempre così. Anche tu eri repubblicano. Loro si lamentano con me perché mio figlio Pompeo e i suoi amici parlano di una seconda rivoluzione. Non li approvo di certo. È male che sono tutti ragazzi di buona famiglia, ma per carità, è tutta poesia, tutta poesia. Poi avranno una professione, prenderanno moglie e arriverà la prosa anche per loro. E manca poco che mi difendi Pietro Spina. Cosa vuoi che ti dica? Sì, Ignazio era mio amico e sinceramente mi dispiace per suo figlio. La sua rivolta illusoria e deprecabile, ma quel giovane non può che ispirarmi compassione. Ciao! Ciao. Vieni, ti presento i miei amici. No, ma chi sono? Alberto e Pompeo, il figlio di Don Luigi, il farmacista. Mi fa la corte. È uno studente, legge tanti libri, fa i littoriali. Gli ho parlato di te e ti vuole conoscere. Parla sempre del fascio, ma a modo suo. Ce l'ha con la borghesia, con quelli che hanno i soldi. Soprattutto con le banche. Pompeo De Angelis. Ciao. Alberto Martini. Ciao. Tempo fa venne da Roma uno dei nostri e ci disse che Mussolini è prigioniero della banca. Ma in che senso? Te l'ho detto, andiamo. In senso figurato. Mi sembra chiaro, no? Lei cosa ne pensa, Don Paolo? Certo. L'intero paese è prigioniero della finanza. Sono le forze internazionali del capitale. Sono catene economiche, te l'ho spiegato. Ma come fanno? Come fanno? Controllano l'industria, la stampa, il credito. A questo punto sono più potenti dei governi. E allora? Cosa bisogna fare? Bisogna fare una seconda rivoluzione per attuare davvero lo Stato corporativo. Gentile ha scritto che lo Stato fascista è Stato popolare e quindi Stato democratico per eccellenza. Dobbiamo liberarci dalla prigionia del capitale, ma dobbiamo anche sapere che è un'impresa lunga, aspra e piena di imboscate. Che
se lo sarebbe mai immaginato? Un prete con noi per la seconda rivoluzione. In tutte le rivoluzioni ci sono stati dei preti che hanno abbracciato la causa del popolo. Noi apparteniamo a generazioni differenti, ma alla stessa specie di giovani. Alcuni si adattano, altri come noi si rifiutano di vivere nella menzogna. Si tratta dell'uso che si vuol fare della propria esistenza. Cosa stai bruciando? Chiudi la porta. Prima tanta fatica. Lascia perdere, è una cosa fatta, non ci pensare più. Volevo leggere anch'io, o almeno guardarle. Lo sai che sei strano? Sì, scusami. Non lo so, sono nervoso. Più ti osservo e più ti trovo strano. Non dovresti osservarmi troppo. E sai che ti dico? Altrimenti potrei essere costretto a fingere più del necessario. Non credo mica che tu sia un vero prete. E che cosa intendi per vero prete? Qualcuno come mio zio, il curato di fosse, e come tanti altri. Vedi, loro credono in un Dio che sta sopra le nuvole, seduto su una poltrona dorata e vecchissimo. Mentre io credo che Dio sia un ragazzo veramente in gamba e sempre in giro per il mondo. Ah, mi piace. Per quanto viaggiare sia faticoso. Che fai, parti? Domattina. E dove vai? A Roma. Allora andiamo insieme. No. E mi abbandoni qui. Tornerai presto. Non mi dimenticherai. Bianchina, smettila con queste domande. Lo sai che penso spesso a te. Metterò la sveglia anch'io per accompagnarti alla stazione. Levatelo dalla testa. Ti vergogno di me? No. È che sono usanze coniugali che non si addicono a un sacerdote. Ciao. Ciao. Tanto io lo so che non sei un vero prete. Ma che fai? E gridi così nel corridoio? Hai paura, eh? Ma che ti succede? Sei impazzita. Non aver paura, non c'è nessuno. Allora, sei o non sei un vero prete? Coraggio, su. Di me ti puoi fidare. Senti, Bianchina. Ci sono cose che per ora non posso dirti. Ti spiegherò tutto al mio ritorno. E se non torni? Torno. Ti assicuro che torno. Ciao. Ciao. Annina, ti aspettavo. Ho fatto una corsa. Pietro Spina è partito.
Vieni a vedere. Ecco, guarda. È nato un'ora fa. Prima la guerra di Libia e poi l'occupazione. E da lì ci portarono direttamente sull'altipiano di Asiago contro gli austriaci. Ah, questi di trincea non ne fanno come noi nell'altra guerra. Ehi, oh, e cos'è questo mortorio? Eh? Oh, ma giovanotti, vedete? Qua, ecco, prendete anche qui. Ehi, ehi, allora! Credete a me, sarà più facile che andare a caccia. Beccherete quei negri, come tante quaglie. questi poco tempo se la cavano, Sei mesi, un anno al massimo. Che dici, qualche settimana, con i mezzi che abbiamo ora. Ma il paese è vasto. E che vuol dire se è vasto? Meglio se è vasto, ce ne tocca di più. Sono gli aeroplani, i camion, ma il paese è vasto. Aeroplani. Oh. Ma lo sai cosa abbiamo? Il raggio della morte! Carbonizza il nemico! Si dice che Marconi l'abbia inventato, ma non si sa di sicuro. Ma no, ma che dici? Lasciati servire da me. Poi ci sono sempre i vecchi gas asfissianti, no? Abbiamo di meglio, reverendo, abbiamo di meglio. Il raggio della morte è una realtà. Si lasci servire da me. Mi perdonino, io sono un povero prete e non mi posso intendere di politica. Ma, ecco, io vorrei sapere loro cosa pensano di... Dica, dica! Non credono che questo nostro impegno in Africa possa avvantaggiare Hitler e la Germania? Germania? In che senso? Ha già tentato di annettersi l'Austria, si ricordano? L'anno passato, l'assassinio di Dollfuss. Non abbiamo paura dei tedeschi e della Germania. Quelli non sono come noi. Quello non è mica un fascismo come il nostro. L'ha detto anche il Duce nel discorso di Bari. 30 secoli di storia ci permettono di guardare con sovrana pietà. Sì, lo so anch'io. 30 secoli di storia ci permettono di guardare con sovrana pietà a talune dottrine d'oltralpe, per Diana come gli canta. Aspetta, fammi ricordare. È bello come seguita. Insomma, non mi ricordo. Ma gli dice che loro non sapevano né leggere né scrivere in Germania quando noi avevamo già Cesare, Virgilio e Augusto. Cesare, Virgilio e Augusto, Ha capito, reverendo, come gli canta? Ma poi, del resto, sai, quell'Hitler, mica un uomo, un vero uomo come il nostro Duce. Quei nazi sono un po' sospetti. Sì, per quel baffino, come dici tu, è un po' sospetto. Oh, sai che le donne naziste hanno fatto un corteo, Lei non ascolti, reverendo, E sui cartelli c'era scritto: anche noi abbiamo... Thank you.
fascisti.